tutti, oggi sono qua per aprire insieme a voi la Rebel Box, tutta dedicata a magie e streghe. Attendevo con ansia l'arrivo di questa box perché in collaborazione con una delle mie autrici preferite di sempre, ovvero Lopotin, come potete vedere ha curato anche la grafica di questa box, che forse con questa luce molto buia di Milano non si capirà bene, ma è sui toni lilla ed è strepitosa. Guardate qua il pattern, è veramente strepitoso. Putin non ha però curato soltanto l'estetica di questa box, ma c'è anche un oggetto che ha realizzato per questa collaborazione. Su Instagram avevamo provato a indovinare assieme e nulla, direi di aprirla finalmente. Come al solito la prima sbirciatina tocca a voi. Bellissimo. Il rosa fucsia anche all'interno ci piace. Sbirciamo, sbirciamo, sbirciamo. Vedo già un sacco di cose carine. Spero di non far crollare nulla. Questa è la sbirciatina. C'è anche un profumo buonissimo. Non so se per una candela, un sapone, un tè. Sento un profumo buonissimo. Comunque, la prima cosa che ho trovato in cima è appunto questo piccolo depiano. Ci sono una piccola strega e un po' di magia in ognuna di noi. E a volte bisogna proprio tirarle fuori. All'interno poi sono presentate le creatrici che hanno contribuito a questa box. Come sapete, Rebel Box è un progetto tutto al femminile in cui tantissime artiste si uniscono per realizzare appunto questa box. L'oggetto in collaborazione con Lopotin è subito qua in cima ed è anche molto più grande di quello che immaginavo, scusate l'emozione, ma è praticamente un mazzo di tarocchi. Come vi accennavo, Lopotin è una delle mie autrici preferite, io adoro alla follia i suoi disegni, quindi il pensiero di avere delle carte disegnate da lei, oh mio Dio. All'interno penso che ci sia una sorta di manuale, introduttivo forse per chi non ha mai utilizzato i tarocchi. Oddio, l'ho visto già, uno stupendo. Allora, innanzitutto c'è scritto: questo mazzo ripropone i 22 arcani maggiori integrati da 8 oracoli esclusivi. E infatti poi a seguire nelle pagine viene data una sorta di descrizione per ogni tipo di carta. Il retro dei tarocchi è completamente nero, adesso ve ne faccio vedere uno nel dettaglio, eccolo qua, e le illustrazioni hanno tutte questo sfondo lilla e sono veramente meravigliose. Poi vabbè, io sono di parte perché già conoscevo questa autrice, mi piace da morire. Quest'anno, tra l'altro, la Rebel Box era anche a Lucca, assieme all'autrice. Hanno fatto veramente un progetto spettacolare, io purtroppo non ci sono potuta essere a Lucca, infatti mi è dispiaciuto veramente un casino. Però sapete che ho dovuto traslocare due volte e settimana scorsa ero anche a Budapest, quindi... Poi, proseguendo, c'è una bustina, penso forse di tè, Witch's Brew... Herbal tea, infatti. Oh, è praticamente una tisana, da quanto riesco a capire, a base di anche menta, calmante e rilassante, quindi questa anche per la sera è perfetta. C'è della menta, del limone, è senza caffeina, poi vi lascio il link allo shop ovviamente qua sotto di tutte le cose. Così se volete andare a sbirciare anche altri prodottini potete farlo. Ma che dite, sbirciamo anche all'interno? Io ho una paura di rovinare il packaging perché è così carino. Però è fatto per essere usato, no? E sapete che io ho una grandissima passione per i tè, le tisane, gli infusi. Quindi magari è una sciocchezza, ma io sono curiosa di vedere anche come si presenta all'interno. Si sente un sacco la menta piperita. Buonissimo. In inverno, adesso non si vedrà mai, ho paura di farlo cadere. Comunque è sfuso all'interno e ci sono appunto le foglie di menta piperita, poi appunto ci sono anche altri ingredienti. Comunque d'inverno fa benissimo, io mi sono innamorata ad esempio del tè marocchino che è a base appunto di menta, perché effettivamente aiuta tanto contro il mal di gola, i raffreddamenti vari. Vabbè, piccola parentesi che non c'entra nulla, comunque sono curiosissima di provarlo. Proseguendo, altro oggetto super lilla è questo paio di orecchini, i Plug Make Fab Lab.
quasi quasi li indosso subito, visto che non ho orecchini oggi, così terminiamo il video con questo bellissimo trucco lilla. Tra l'altro non l'ho fatto apposta, mi sono truccata anche di viola perché mi piace tantissimo come colore. Sono super leggeri, cosa che apprezzo tantissimo negli orecchini così grandi, perché mi fanno male le orecchie se no dopo un po'. Molto molto carini, il colore mi piace da impazzire e come vi dicevo sono super leggeri, quindi io apprezzo tantissimo quando gli orecchini non si sentono nemmeno addosso. Ho trovato adesso la cartolina del tè, lo shop Marika's Apothecary, che oltre ai tè comunque infusi fa anche delle candele, dei prodotti beauty, decorazioni per la casa e vestiti. C'è poi un piccolo accessorio molto molto da Halloween, visto che si tratta di una zucca. Penso sia un ciondolo per le collane o per i bracciali. È comunque super super cute, piccolino, ed è di questo shop che si chiama Roi. Lo so che la mia pronuncia francese fa schifo, però come vi dicevo troverete comunque tutto segnato anche qua sotto in descrizione. Il profumo non era probabilmente del tè, ma di questi incensi. Eh sì, hanno un profumo buonissimo. Peccato che in questa casa non abbia il porta incensi, perché nell'altra casa invece ce l'avevo, sapete che è un po' la fissa anche delle candele e eccetera, e mi piacciono discretamente gli incensi, non ne accendo spesso. Però sono attrezzata al riguardo e il tocco secondo me è molto da streghetta il fatto che il bastoncino sia nero con la punta rossa. L'ultimo oggetto della box è un libro, occupa quasi tutto il fondo della box. Ta-da! Eccolo qua, Paper Magician. Per tenere in vita il suo maestro gli donerà un cuore di carta. Non ho mai sentito parlare di questo libro, devo essere sincera. Proviamo a leggere la trama assieme. Twill, giovane e talentuosa allieva dell'Accademia di Magia, sta finalmente per cominciare l'apprendistato che la legherà per tutta la vita all'elemento magico che ha sempre desiderato, il metallo. Eppure, contrariamente a quanto sognava, il suo destino sarà scritto sulla carta. Tra fogli che si animano dando vita a personaggi incredibili e storie fantastiche che la lasceranno a bocca aperta, toccherà allo stravagante mago Thane iniziare i segreti straordinari di un elemento così delicato e allo stesso tempo prodigioso. Direi che è super appropriato come libro, visto che si parla di magia. E come vi dicevo, non conoscevo questo titolo, quindi sono molto molto curiosa. Diciamo che la copertina non è tanto magica, però dalla trama promette bene. Tra l'altro qua è segnato anche: i fan di Harry Potter ameranno questa storia per gli scorci di un nuovo universo incantato e gli amanti del Circo della Notte di Erin Morgenstern per il suo romanticismo stravagante. Ebbene, questo era tutto il contenuto della box, è rimasta soltanto la carta. Se questa box vi ha incuriositi e il concetto dietro la Rebel Box vi piace, ho delle sorpresine per voi per la box di Natale. Infatti il team mi ha lasciato un codice sconto che potete utilizzare per la vostra box natalizia e quindi farvi un autoregalo, fare un regalo ad un vostro caro, ad una vostra amica, un parente. Secondo me verrà fuori una bomba, perché le anticipazioni della box natalizia sono spettacolari. Innanzitutto ci sarà una candela dello shop di candele più amato, ovvero quello di Clarissa, al Cozy Corner Candle Shop. All'interno della box ci sarà sicuramente qualcosa a tema Harry Potter, ci sarà un'anteprima letteraria. Il codice sconto che potete utilizzare per questa favolosa box è Cibi Rebelle. Nulla, penso di avervi dato bene o male tutte le informazioni. Ovviamente per i costi, la spedizione, vi rimando al sito di Rebel Box, che troverete linkato qua sotto in descrizione. Potete seguirli anche su Instagram e se avete dei dubbi scrivere al team. Sono veramente molto molto disponibili, quindi non fatevi problemi in caso di dubbi, incertezze. E niente, fatemi sapere le vostre impressioni su questa box qua sotto nei commenti, qual è l'oggetto che vi è piaciuto di più. Ovviamente io sono di parte e non posso non citarvi il strepitoso mazzo di tarocchi, che sarebbe proprio da appenderli in casa se si potesse, perché secondo me sono veramente dei pezzi d'arte. Io poi vabbè sono un po' una capra nel senso di tarocchi, ho iniziato a leggerli soltanto da qualche mese, leggerli poi parolona a divertirmi, a provare con un altro mazzo che avevo trovato invece nell'Oppipolla. La trovo una cosa veramente molto divertente, poi vi dico, io non so la storia dietro, non so praticamente nulla, mi diverto soltanto un po' così. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!